Enrico Silvestrin piange a Mattino 5. Il VJ è stato ospite nel salotto di Federica Panicucci che ha voluto affrontare con lui tutti i temi principali del Grande Fratello VIP a cominciare proprio dagli scontri avuti con Valerio Merola e con Eleonora Giorgi. Il concetto per lui non cambia, magari ha sbagliato nei metodi, ma non nel succo della questione visto che non ama chi si vende queste storie come ha fatto il suo collega, ma gli opinionisti presenti in studio non erano tutti dalla sua parte, sottolineando il fatto che è solo quando è venuto fuori il suo nervo scoperto che il pubblico ha iniziato a supportarlo. Quando ti sei aperto al pubblico, lì eri vincente. Sei sicuramente uscito molto presto, potevi essere il vincitore di questa edizione. Lui accusa il colpo ma ringrazia chi ha avuto fiducia in lui e poi inizia il suo racconto delle tre settimane che ha passato nella casa in cui, però, è sicuro, venuto fuori tutto su di lui. Le tre settimane a El Grande Fratello VIP. Il racconto di Enrico Silvestrin a Mattino 5 inizia dal suo percorso nel Grande Fratello VIP, sono state tre settimane molto diverse, nella prima sono stato male perché mi sentivo isolato, faticavo ad ambientarmi, sono sempre stato giudicato e non sono uno vincente, lo so. La seconda settimana ho iniziato a scoprire le persone, sono uscito fuori dal gruppo e ho conosciuto gli altri, mentre la terza settimana mi sono un po' aperto ma avete visto un po' tutto di me, non importa, ho capito che in tanti anni di lavoro ho sempre puntato sul mio mestiere e nessuno sapeva com'ero. Il suo nervo scoperto viene riproposto da Federica Panicucci che affronta anche l'argomento della morte della madre facendo sciogliere in lacrime il suo ospite. Anche lei non è riuscita a trattenere le lacrime proprio perché conosce bene quel dolore per via del padre, ma poi Silvestrin spiega, il confessionale è davvero un momento importante. Ho parlato con tre donne e tre uomini di cui non conosco il volto, sono persone che ti sanno far parlare, ti rendono tranquillo, sono discorsi da confessionale, si parlava di tutto e poi arrivavano questi momenti. La crisi con la compagna e il suo lavoro. Tra gli argomenti della mattinata non si poteva non parlare della possibile crisi con la compagna che si è risolta proprio con la sua partecipazione al Grande Fratello VIP, o almeno così sembra, e poi quella lavorativa, ognuno sta al mondo in maniera diversa, io sono complicato. Ci sono persone che ostentano queste difficoltà e ne fanno il loro rapporto. Io sono andato lì in modo naturale ma poi sono venute a galla così. E riguardo alla compagna rivela, solo su insistenza della Panicucci, che lei non lo ha accompagnato in studio e che non sa se lo sta guardando o se è a lavoro. Oggi vivo il rapporto con la mia compagna in modo diverso, ho capito tante cose su cui sbagliavo. Walter in questo è stato davvero fondamentale per me. Eravamo molto comodi. Io lo lasciavo parlare e lui lasciava parlare me. A fine intervista ringrazia tutti e chi ha preparato per lui questo suo excursus all'interno della casa, oggi non me lo aspettavo, oggi è l'album delle fotografie. Mi aspettavo tutto tranne che di commuovervi. Io ho bisogno di una persona che mi faccia stare meglio, spero che Federica riesca ad essere questo tipo di persona. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.